Semper Fi. Che bella sorpresa avere un omori in più. Spero da morire. Questa è una cosa che non succederà quasi, perché non voglio avere la sfera di cristallo, ma non succederà mai in SNM 4.0. Abbiamo questa live extra e io sono felicissimo, ma non si può, perché se c'è il rischio di tradire gli impegni di qualcuno, piuttosto si fa una live in meno. D'accordo? Di che vogliamo parlare prima che tolga la chat? Ho creato questo silenzio per vedere un po' la chat. Non overlivellare farmando. Allora, c'è una cosa che io vorrei appunto discutere, e in realtà ho deciso di leggere quel commento perché precisamente ciò che volevo sottolineare. Volevo chiedervi, visto che questo GDR spinge fortissimamente al classico good old JRPG farming, siamo sicuri che mi rovinerebbe l'esperienza? Cambia molto? Perché quella coppia di nemici da 340 exp, cioè nel senso, cioè, fa parte dei GDR. Ah, ok, nel senso che overlivellare rende poco utile la meccanica delle emozioni. Allora facciamo così, cominciamo la serata mettendo ad Omori l'abilità coltellata e andiamo a sconfiggere ufficialmente in questo salvataggio l'albero, perché effettivamente Elastico andava a bypassare la difesa dell'albero e io, avendo disabilitato coltellata, non avevo pensato a quell'abilità, ne abbiamo parlato la scorsa volta. Posso usare il fast travel? Sì, vabbè, ma ormai abbiamo fatto abbastanza traveling. Più che altro vorrei approfittare di questo momento per stare un po' insieme, nel senso che per ora vi leggo, sconfitto l'albero non lo farò più. Allora. Ma ricordatemelo, non so se era soltanto una diceria della chat o se aveva una base. Questo videogioco è sviluppato con RPG Maker? Perché potrebbe esserlo tranquillamente, eh? Ah, è fatto con RPG Maker. Ok, sapete anche la versione? XV? Non so. Ah, è fatto con RPG Maker, quindi. AMV, ok. Ok, non male. Non male veramente. È un bellissimo simbolo. Allora, coltellata. Difendi. Ah no, avrei dovuto rendere triste, giustamente.
2 con un colpo critico. Ah no, perché non è perché non è triste. Giusto. Non è aumenta il danno, la bypassa solo se è triste. Mori ha vinto 500 punti esperienza. È arrivato il momento stavolta della Nemicipedia. Questo è... questa è una descrizione che mi carica, mi dà energia. Mi arriva il tifo. Mi arriva il tifo proprio spirituale leggendo wow! È così possente! Perché si chiama albero? Albero possente. Perché si chiama albero possente, ragazzi. Va bene. Polvoniglio. Il più starnutoso di tutti i coniglietti. Ama nascondersi tra gli scaffali e sotto i letti. Sembra un po' timido. Un semplice bosconiglio con un casco in testa. Questo gli permette di respirare nello spazio o muore. Immagino gli piace prendersi i propri spazi. L'hai capita? Però aspettate. Quindi Omori parla. Ah, se vi tolgo è meglio. Va bene. 3, 2, 1. Non ci siete più. Niente. Schiocco del controllo, ragazzi. Non ci siete più. È fatta. Ok. Però Omori ha descrizione. Se ha descrizione... Alias arancia, levitante, intelligente, errante, non identificata. Bravi ragazzi, bravi localizzatori. Un'arancia altamente avanzata, solitamente vista gironzolare senza meta nella vastità dello spazio. Ha comunque il sapore di un'arancia. Anguria carnivora. Le fattezze dell'anguria carnivora ricordano quelle di una comune anguria. È un tratto evolutivo che viene usato per attirare prede poco intelligenti. Cavolo, avrei giurato fosse una semplice anguria. Bruco nero. Si dice che i buchi neri siano in grado di collegare realtà molto distanti nello spazio e nel tempo. Ma questo è semplicemente un bruco. Non mi piace come si contorce. Audiocassetta. Una reliquia del passato. Sembra terribilmente allegra, nonostante la sua caduta in disuso. Tempo fa le collezionavo. Ecco dove erano finite. Modem 56K. Il molesto spirito reincarnato di uno stereo, un mezzo portatile per diffondere rumori forti. Squaloplano. Sarà mica una delle comparse di quel famoso film con il tornado di squali? Non dire sciocchezze, Kel. Come mai esistere... come può mai esistere un film con una trama così banale? Iro. E poi ci sono i boss. Quanti nemici ci sono. Ok, via. Ah, però aspetta, c'è la stazione. Se la raggiungiamo. Forse ora la stazione ha qualcosa. Perché ora la stazione è completa. No, dai. Evento unico. La stazione è completa. La quest. A proposito di quest, dobbiamo consegnarle. Dobbiamo consegnare le quest. Che paura. Io che cerco di essere efficiente e incappo in incontri non casuali. Allora.
Senti, Aubrey, ti chiedo una mano. Prima che il tuo personaggio diventi drammatico... Ah, Mari, scusa. Prima che il tuo personaggio diventi drammatico, tragico, che si scoprano cose tremende... Posso giocare e avere una lista delle side quest? In cambio ho solo bisogno del vostro affetto. Quindi, trama principale. Hector! TV Girl, il dilemma di Daisy. Esatto. Allora. Mi piacciono i puzzle. Ma quello è un puzzle fiorito. Per me. Forse Neb mi noterà ora. Oh no, l'ho detto a voce alta! Ok, fate finta di nulla, per favore. Perché era ovviamente inintuibile. Comunque sia, grazie per averlo trovato. Ecco un regalino per voi. Ne ho raccolto un mazzo prima. Non sono bellissime? Hai ottenuto una margherita. Hai un accessorio. Sarà forte? Vita più 10. Inizia il combattimento felice. Inizia? Io sono abbastanza giocatore GDR per capire che questa cosa è enorme. Guadagnare un turno è fortissimo. È fortissima questa cosa. È anche utile per expare. Ok. Però, giustamente, se hai già un bonus a fortuna, non puoi smanettarci. Sempre vai. E quindi non è che vale tanto la pena. Giustamente. Giustamente. Non era... No. Non c'era all'inizio... della vasta foresta... Ah, era qua. Ok, ok. Aspetta, fermati un attimo. Va bene, va bene. Qui abbiamo la gag. Altro mondo. Sì. Ok, adesso andiamo da... Ora andiamo da TV Girl, che per fortuna ricordo dov'è. No. Dai, dai, ok. Quindi coso, aggeggio e affare, no? I volumi sono ok, ragazzi. Oh, fantastico! Avete trovato tutte le robe presenti sulla mia lista. Dovrei chiedere favori a gente a caso più spesso. Ma è una macchinetta del caffè. Oh, datemelo a Indovena, ne ho bisogno. E voi là, che tra l'altro... Volete un momento trivia? Quello che fa l'animatore di questo videogioco, non so se è completamente One Man Army, non so niente. Penso che sia molto Toby Foxiana la situazione, comunque. Poche persone a fare un progetto creativo.
quello che hanno queste animazioni sono la base della base dello studio di animazione. Non so quanti di voi sanno che io ho lavorato ormai una vita fa nel mondo di VFX, ok? È anche per questo che ho subito avuto competenza nel montaggio video, nella post-produzione, e che riesco a parlare di certi argomenti quando affronto critica videoludica e così via, con un po' più di expertise professionale. La base dell'animazione, sia in 2D che in 3D, in certi stili ovviamente non puoi farlo, qualora tu stia lavorando a Beowulf, nonostante fosse un filmaccio, o Final Fantasy, nonostante sia stato la fine di tutto, non puoi farlo in certi film chiaramente, ma quando vuoi animare è molto importante far sì che la deformazione, la compressione, l'oblungazione di un modello aiuti nei giusti frame a creare quel tipo di morbidezza che, anche se non è realistica, permette al cervello di percepire proprio quell'elastico che crea movimento, no? Comunque vabbè, lasciamo perdere. Oddio, si è infilata il caffè nel... Oh, se chiedete di abbassare un filo la musica, vuol dire che forse devo abbassare tutto, perché la musica l'avevo già abbassata. Volete che l'abbassi di più? Io lo faccio, eh. Ora, lo facciamo, proviamo a farlo dal menù, poi. La mia vecchia macchina del caffè si è rotta tempo fa, ma sono stata troppo occupata per recuperare i pezzi mancanti. Ora che è stata riparata, non devo più bere quella schifosa robaccia chiamata caffè istantaneo. Ecco una cotuccia per avermi aiutato. Viola, dinamite, sembra pericolosa. Mi hai dato della dinamite. Ma ho capito che poi è praticamente Alphys, ma scusa un secondo, è un giocattolo quindi. Procura danni pesanti a tutti i nemici. Allora, è il momento di fare un test. Allora, è il momento di fare un esperimento, perché se è il premio di una quest, questi danni pesanti in che range sono? I casi sono due. Mi aspetto un danno intorno al 100, ma se non è così, se stiamo avendo a che fare con un oggetto speciale, potrebbe anche essere 3 o 400, nel senso che io mi aspetto un 100 danni di gruppo per quello che è l'equilibrio di un GDR, ok? E perché non mi aspetto che la dinamite sia così preziosa? Semplicemente è la prima volta che ti viene introdotta in anticipo perché hai avuto una quest carina. Ma se invece fosse molto più forte, devo scoprirlo. Di 150 danni ad area valgono sicuramente la pena se ci fosse una sorta di boss fight multipla, ma con almeno 3 nemici, anche se, cioè, altrimenti è uno spreco. Abbiamo già delle abilità che fanno danno ad area. Siamo? Perfetto. E ora andiamo a scoprire Space Boyfriend chi è. A questo punto non è Basil, ovviamente. Il fatto è questo. Io ho un presentimento. Ok, facciamo un ragionamento. Continuiamo a speculare, perché vi ho dato in effetti un'introduzione di gameplay in una live extra in cui comunque si sta andando avanti. Quindi mi permetto di fare una speculazione. Tanto la chat non c'è. Noi non troveremo Basil. E il motivo è che lui ha ripreso coscienza della realtà. E di cosa ha fatto lui o ha fatto qualcun altro? O ha subito qualcuno, Mari, in questo caso, ed è nel mondo reale, non fa più parte di questa fantasia, ne è uscito fuori. Se lo troveremo, ne troveremo un guscio, perché lui è stato sbattuto fuori da questa sorta di protezione psicologica
di qualunque sia la realtà. Ho la mixtape. Non ci credo, ce l'avete fatta! È un po' sporco, ma è proprio il mixtape speciale! Grazie mille, ragazzi. Con questa potremo finalmente svegliare Space Boyfriend. Kel ha infilato la mano nella tua tasca e ha preso il mixtape speciale. In realtà abbiamo delle brutte notizie. C'è giunta voce sul rapporto tra Space Boyfriend e Sweetheart. Ecco. A quanto pare si sono lasciati. Che? Davvero? Stavolta sul serio? Oh no. Questo significa che, anche se ascoltasse il mixtape speciale, non si alzerebbe dal letto. Hey, Space Boyfriend! Abbiamo qui il tuo mixtape speciale! Potresti almeno ringraziarci. Ehi, non essere triste. Non siamo sicuri sia vero. E anche se fosse, non sarebbe di certo la fine del mondo. La gente si riprende. Sono sicuro che sarà così anche per Space Boyfriend. Ci sono. Metterò ad alto volume il suo mixtape. Così si sveglierà. Se le cose stanno così, dovremmo gettarlo. Potrebbe essere troppo traumatico. Omori, dallo a me. Lo terrò al sicuro. Hiro ha infilato la mano nella tua tasca. Dov'è? Kel, che stai facendo? No! Che cosa è questo? Trambusto. È impazzito. Cavoli. Cavoli nostri. Oddio, ma è uscito da Tengen Toppa lui. O da Gundam. Molto meglio. Ora, dove ero rimasto? Ah, sì. Oddio, allo Shumpo. O il sonido. Stupidi bambini. Oh, scusate, non vi abbasso il volume. Finalmente ho smesso di fingermi malato. Quanto ero patetico, quanto è vero. I sentimenti sono per i perdenti. Quella strega di Sweetheart le costerà caro per lasciarmi. Ho fatto di tutto per lei. Tutto! Lei lascio. Quella ingrata piccola carogna. Devo dimenticarla! Cancellarla dalla mia vita! La andrò a trovare e la eliminerò dall'intero universo! Io spero, ragazzi, che non ci siano poi ripercussioni nel mondo reale, perché qua sta andando giù per una road of bullshit molto pericolosa. Quindi, cioè, io gioco a Omori tutto colorato, tutto bellino, mi fate venire l'ansia comunque con i presupposti della storia. Scordatelo, Space Boyfriend! Forse dovrei dire... Perché fare tutta sta gag costruita su un nome che è già una merda? Vabbè. Interessante. Oddio, ho cambiato il nome. Volete sfidarmi? Sapete almeno chi sono? Il capitano dei pirati spaziali. Controllo tutti i pianeti del sistema solare. Nella Terra ormai. E posso volare alla velocità della luce. Il potere dell'intero universo, io. Bla bla bla. Parla quanto vuoi. Non abbiamo paura di te. Se pensi di andartene in giro come ti pare a combinare guai, dovrei vedertela prima con noi. Oh, se è questo ciò che volete, vi accontenterò. Ve ne pentirete amaramente. Fatemi sotto, pitch terrestre.
Li schiaccerò tutti! Ma sta musica fuori di testa? È basiliano, però è molto più Gundam. È totalmente Gundam. Voglio più punti esperienza, amici. Male, eh? Eh sì, bel colpo. Suka. È un GDR. Con che credi di avere a che fare? Oh. Va bene. Come sta messo? Ok. Molto bene. Molto bene. Fammi ancora male. Io spero che più incazzato è, più si abbassa la difesa e aumenta la super efficacia, altrimenti sto per prendere degli schiaffi che non dimenticherò mai più. Ah, non può essere più arrabbiato? Va bene. Ma l'estasi di Omori è ansiogena. Mi sento ribollire dalla rabbia. Non potete placarla. Ma ho già fatto io. Era il mio piano. Sto per fargli una... Ragazzi, me lo sto per trombare, ve lo dico, cioè, non c'è edulcorante, sta per succedere una roba tremenda, 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 tremenda. Non voglio neanche attaccarlo, voglio che faccia le sue cose. Fai. Giochiamo. Vieni, poi fermi. Continua così. Vai. Ah, non ho più difendi. Fai, vabbè. Sa che sta per prendere gli schiaffi con l'intera macchina. Facciamo così. Immergetevi, non c'è niente da dire.
Ma no, doveva essere almeno 700. Ma come 450? Ma sono 4 estasi su 1. Io mi aspettavo almeno 700-800 danni. Ma è lo stesso danno che ho fatto allo Spaventapass, cioè a Burrasca e Gian. Facevo attacchi a caso. Minchia, gli faccio 60 con un turno. Niente, bellissimo. Non mi arrenderò così facilmente. Ragazzo mio, ti scoppio, cioè. È finita. Guarda che roba. Siamo in estasi. Ah sì? Ah, ma è il terzo livello. Spara selvaggiamente. Colpi fiacchi. Sei scarso. 103 danni con un colpo solo. Che famo, eh? È il momento di tostare ex space boyfriend. Grazie del pane. Oh, il mio cuore fa male. 1500 punti esperienza. Benda sull'occhio. Ah? Cos'è successo? Dove sono? Chi siete? Bentornato tra noi. Come ti senti? Oh, Captain Space Boy. Oh, ciao, mi chiamo Captain Space Boy. È un piacere conoscervi. Oh, il mio petto. Stai bene? Prima ti sei un po' arrabbiato, quindi non abbiamo avuto scelta. Ah, capisco. La mia altra metà deve aver avuto il sopravvento. Mi chiedo scusa, sono sicuro che foste nel giusto. Quindi abbiamo a che fare con personalità multiple, schizofrenia. Sta storia deve prendere una piega orrenda, vero? Cioè, vabbè, famo finta che mi fido che non succeda niente nel mondo reale a riguardo, eh? Spero solo di non avervi causato troppi problemi. Ultimamente sto avendo difficoltà a controllare le emozioni. Faccio del mio meglio per tenerle a bada, ma diventa sempre più difficile. Sweetheart era l'amore della mia vita. È quasi impossibile immaginare una vita lontana da lei. Mi sento così vuoto. Questo mixtape speciale è una raccolta delle nostre canzoni preferite. Ci ho messo così tanto amore nel realizzarlo. Grazie per avermelo riportato. Alla fine si tratta sempre di un ricordo, bello o brutto che sia. Tranquillo, non è stato difficile. Beh, non molto almeno. Felice di aver aiutato. Oggi pensa solo a riposare, intesi? Ho paura che nemmeno tanto riposo possa guarire un cuore spezzato. Devo trovare un altro modo per dimenticarla. Capitan... cioè, Space Boyfriend! Mi dispiace davvero tanto, ho delle bruttissime notizie. Il tuo pianeta preferito, Plutone, è scappato e non riusciamo a trovarlo da nessuna parte. Ti prego, non essere arrabbiato con noi. Ci dispiace tantissimo. Per favore, abbi pietà. No, Plutone. E abbiamo ucciso la Terra, comunque. Ah, fa niente.
Non vi preoccupate, immagino che anche i pianeti si annoiano a ruotare intorno al proprio asse. Forse essere un pianeta non era il destino di Plutone. Meta. Che cosa? Davvero? Quindi non sei arrabbiato con noi? Sul serio? Capitan Space Boyfriend? Ovvio che sì. A proposito, raduna il resto dell'equipaggio. Andiamo al lago ghiacciato a prenderci dei coni neve. Stare a letto potrebbe non curare un cuore spezzato, ma mangiare un cono neve con gli amici potrebbe aiutare. E poi, non dovete più chiamarmi Space Boyfriend. Il mio nome è Capitan Space Boy. Aspetta, questo significa che... Wow! Oh! Il capitano è tornato! Non vedo l'ora di dirlo a tutti! Andiamo, Fra! Vengo anch'io, Vez! Non posso che ringraziarvi per quello che avete fatto. Chissà cosa sarebbe successo se non foste venuti. Oh, non è nulla! Siamo felici di averti aiutato a stare meglio e tanto ci basta. Avete tutta la mia gratitudine. Se mai aveste bisogno del mio aiuto o della ciurma, non esitate a chiedere. In realtà, ne stavo giusto dimenticando, ma stiamo cercando il nostro amico Basil. Indossa una corona di fiori e porta sempre con sé il suo album fotografico. Per caso l'hai visto qui in giro? Nel caso in cui dovessi incontrarlo, vi avviserei, ma non mi dispiace, no? Basil, dove potrebbe essere andato? Oh, piccola fanciulla, non piangere, per favore. Prendi questo. Un coupon per un cono neve. No, non piangere, mi sento in colpa. Prendi anche questo. Paco Granata, grazie. Odev, Kubaru Akiba, Leo Fieso, Carmine, Divinity, Vengeance of the Sea, Jan, grazie. Oh, piccolo lo usavo per viaggiare sui treni. Sapete, ancora non ero diventato Capitan Space Boy. Se sono riuscito a passare dal viaggiare in treno all'avere la mia astronave, sono certo che voi saprete trovare il vostro amico. Oh. Ehi, capitano, pronto a partire? Aspettano solo voi. Oh, sto arrivando. La camera da letto con l'oblò sullo spazio è bellissima. Tra l'altro l'oblò è finto, cioè. Non mollare mai, fanciulla. Se sei un po' giù di corda, prova a mangiare un cono neve. Non posso far aspettare ancora la mia ciurma. Tutte le mosse combo sono migliorate. Troppo presto. I moderatori mi dicono fai un save e non sovrascriverlo. Va bene. Vado. Ciao a tutti! Come sta andando la ricerca? Beh, Mari, c'è stata una piccola deviazione. Solo per aiutare qualcuno in difficoltà, capisci? Guarda, Mario, ho ottenuto un coupon per un cono neve! Ma che bella cosa, Aubrey! Grazie! Mari, guarda cosa so fare! Anche questo è molto bello, Kel. Lo so, vero? È vero, abbiamo imparato pressione. È così strano, abbiamo cercato dappertutto ma non abbiamo trovato nessun indizio su dove possa essere Basil. Oh, Basil...
io dove posso essere andato? Scusate. Allora. Forse ci sta sfuggendo qualcosa. Hai qualche idea, amore? Qualche idea? Ah, siamo ancora al prologo. Ci ho fatto caso adesso, è il prologo. Si chiama prologo questa parte. È il prologo, eh? Ok. Prologo. La precisione non aumenta, eh? Ok. Stavo pensando, forse Basil aveva fretta di andare in un posto importante, ma dove potrebbe essere andato? Perché non ci avrebbe detto nulla riguardo? Spero solo che non si sia cacciato nei guai e che sia al sicuro da qualche parte. Però io devo fare un salto in discarica, perché la discarica... Ok, mi sembra che non ci servano grossi indizi sul cosa fare, però vorrei comunque fare un salto in discarica per fare le cose per benino, eh? Quindi... Allora. Okay. Va bene. Quanto fa male il fendente fortunato? Un cazzo. Au. Non ne vale particolarmente la pena, penso, eh? Dobbiamo fare qualche esperimento con nemici con una difesa di cui conosciamo il valore. Comunque il livello 14 è dietro l'angolo. Io non lo escluderei come pensiero a cui dare valore. Ciao, mister, tu ti do un sacco di punti esperienza. Per esempio, pendente fortunato. Poi
56. E una obri normale? Mi sa che c'è di più, eh? Eh sì. Comunque la cottarella di Aubrey per Omori è interessante. Va bene. Diciamo che la Margherita. Eccoci qua. Abilità affettina a posto, beffa. Mentre Kel, che ha imparato a fare la pressione, è un setup che non ci serve. Cioè, oddio. Sì, flessione più rimbalzo, ma no, non serve. Fai due volte rimbalzo e via. Fai due volte rimbalzo e via, non serve. Cioè, non saprei, eh. Vedremo. Ok, si va avanti. Si sale. Qui c'è il... Ah, forse possiamo... Si sono spostati, attenzione, si sono spostati. Questo significa... Piacere. Il mio nome è Lanciapassere. Fare la tua conoscenza è per me emozionante. Tirami qualcosa e farò un suono stravagante. Va bene. Non è stato divertente? Smettila. Stai iniziando a far male, o no? Per favore, basta. Dimostrazione, siamo dei mostri. Quanti dialoghi unici ha? Sta per attaccarmi. Omega Weapon. A scuola tutti mi prendevano in giro perché non avevo le gambe. Dicevano sempre le stesse cose. Oh, guarda, è Lanciapassere! Fermo sempre nello stesso punto. Tiriamogli qualcosa. Tremendo. Oh, i bambini sono cattivi, veramente cattivi. Quelle che mi tiri sono solo palle. Perché dovrei lamentarmi? Non è nulla rispetto a quello che mi hanno tirato. Partivano sempre con le cose piccole. Prima gli elastici di gomma, poi le palle di gomma. Una volta un bambino mi ha addirittura tirato un banco. Capito? Dei criminali, cioè. Eh sì, hai capito bene. Mi sono preso un intero banco in faccia. Come dico spesso, se sono sopravvissuto a quello, posso affrontare tutto. Ti prego, fa che sia una boss fight segreta. Sai, avessi le mani,
potremmo giocare a palla. No, vabbè, tristissimo. Passami la palla, io provo a prenderla. Oddio, sta prendendo una piega. Accidenti, deve essermi scivolato tra le dita. Oh, per poco, ce l'avevo quasi. Ma che sta succedendo? Ah, che spasso. C'è Omori e Iro Odre che... Potrei girare il mondo, innamorarmi, sistemarmi, avere una famiglia. No, è pericoloso sognare in grande. Perché sono bloccato qui? Perché va sempre tutto male? Il destino è sempre così crudele. Me lo sono forse meritato. Non è giusto. Odio il progresso. Cos'è questa sensazione? Mi sa che sto piangendo. Non ho i condotti lacrimali, quindi non lacrimo. Dimenticati quello che ho detto, ok? No. Si è rotto, è impazzito. È andato in loop. Sicuri? È un vero loop? Cioè, fine del codice? No. No. C'è altro. Forse no. Però non era il loop. Ok. Mi accontento, eh? Lo accetto. Oh. C'è un percorso, che paura. Posto nuovo. Trivoli. Caramelle. Ma c'è un... C'è un pulsante nascosto. Ok. Molto bene. No, è un'arma. No, è Kel che lancia le palle, no? Fermi tutti. Fine. Non si gioca più come prima.
Dovreste aver preso un achievement per lo spaventapasseri, mi dice la mod. Poi controlliamo fine live allora. Perché non l'ho visto, in teoria li ho abilitati, vabbè. Magari. Quindi abbiamo A, E, I, la O e la U mancano. Iniziamo le vocali, ok? Che paura, amici. Che paura. Che paura. Paurissima. Vabbè, dai, ammazziamo le cose, altrimenti... Casetta si sta districando. Braccia. Ok. Aubrey Damage Dealer di altissimo tenore, eh? Ma scusa, è broken. Ignora la difesa del nemico e la riduce. Mostro. Dove siamo? Ok, shortcut. Ok. Non mi fido. Fammi vedere. Però qua ci siamo stati, è incontrovertibile. Che hai detto però? Sto ragazzo. Qua ci sono dei frutti rotti, ma in realtà non ci siamo stati. Stiamo attenti. Qua ci sono i segretini. Quindi abbiamo fatto adesso, perché abbiamo effettivamente esplorato. Ok, 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 ci sono. E questo era quello, ecco, qui mi sembrava di essere stato nell'altra area perché mi ricordavo che era, si era spostato un carro attrezzi, ma in realtà era caduto. Ok, adesso...
cui abbiamo dato. Ok. Nonno di Masauro, grazie. Bellissimo vederla giocare questo piccolo capolavoro. Di cuore. 379-219-4463. Welcome back. Tier 1, grazie di cuore. McKay, grazie anche a te. Tier 1 per 56 mesi. Allora. Ok. Ora. Le ombre sono sempre state un tema molto fugace di alcune ambientazioni. Ne abbiamo viste. Per l'acqua. Per la foto del morto. È ok. Neve. Oh, c'è solo Omori qui. Angurie, il momento migliore dell'estate. Chi è a parlare? Alzo il volume. Alzo il volume. Alzo il volume. Aperta e mangiucchiata. Cosa potrei mai desiderare? Qui ho già tutto quello che voglio. Non c'era un'età su quelle candeline, vero? Oh, stai andando. Non preoccuparti. Vai pure che ti raggiungiamo subito. Non è Omori l'ombra, quindi. Un orsacchiotto, dolciumi, libri, foto. I tuoi biscotti sono buonissimi. Si sente proprio che li fai con molto amore. Li mangerei per l'eternità. Una festa di compleanno, angurie estive, ombrelli, desideri, dolci, foto, affetto, compagnia, dolcezza. Puzzle. Macchinine, giocattoli. Siamo ancora giovani. Dovremmo sognare in grande. Ok. Allora, devo stare davvero, davvero, davvero attento, perché potrebbero esserci oggetti che rappresentano qualcosa da tenere in considerazione. Dobbiamo ignorare quell'ombra il più possibile. Cos'è quella? È una chitarra. Ci avrai solo un regalo, ma da parte di tutti. Una chitarra non mi viene in mente di nessuno. Una chitarra. Una chitarra, una chitarra, una chitarra. Mari. Oh, eccoci.
qui c'è il tasto della vocale. Oh merda. La finestra rossa. Non stiamo citando Cowboy Bebop, ma la U. La U c'è quasi sicuramente. È italiano. Uno spartito su un leggio. Tutte le note sono state scarabocchiate. Una famiglia felice. Scarabocchiata però, anche lei. E la lampada nera in aria. C'è la lampadina nera, c'è la lampadina nera. E questa decorazione, queste grazie vegetali erano in casa di mamma? Una madre, un padre, un ragazzo. C'è anche altro? La risoluzione. Ok, questo è stato. Le immagini sono state un po' più chiare stavolta. Basil di spalle, perché lo guardavamo dal punto di vista del mostro. Noi guardavamo attraverso gli occhi del mostro. Solo una freccia verso l'alto. Solo un 4. Un aquilone. Un Saturno. Ok, la prima fila ha simboli unici. Sono tutti simboli unici. Tranne le X. Sono tutti simboli unici. Il diario? Non c'è più il diario. La Y.
Y è vicino al cono neve, ma se la frase è in italiano, una Y non ci sarà mai. O forse non l'hanno tradotta. Posso sapere se la frase è tradotta o no? Questo è lecito saperlo perché la patch è amatoriale. Fatemi sapere se la frase è tradotta o no. Qualcuno che conosce la risposta la sta riconoscendo in inglese o no? È italiano. Ok. E allora la Y, salvo che sia un nome, cioè... solo un problema. Non c'è più la porta qua, di nuovo. Accoltella. Chi accoltelli? Te stesso. Fine del prologo? Non lo so, eh? Quindi il ragazzo dell'intro era comunque decisamente Basil. Erano quindi carissimi amici. 3 giorni rimasti. Per cosa? Un funerale, un processo, un incontro? Cosa dietro di te? E questo è Sunny. Ci sono i dollari americani. È la farmacia dell'Other Mart. Un letto davvero molto comodo. Una lampada per il comodino. Un guardaroba. Una normale pianta, non ha nulla di speciale. Scatole di cartone sono disseminate per tutta la casa. Lista delle cose da fare di mamma. Non te la senti di svolgerle. È davvero Blackjack? Quello squalo?
qualcosa che non va. Ah, ok, può anche perdere. Ho vinto, dai. Com'è possibile? Strano il blackjack. Moltissimi libri. Hai un nuovo messaggio. Ciao Sunny, sono mamma. Come va? Stai mangiando bene? Speravo di riuscire a tornare entro oggi, ma è l'ultimo giorno di una grande svendita di mobili e in più devo ancora finire di firmare qualche scartoffia. A questo punto, credo di tornare tra 3 giorni. Ok. Riesci a prenderti cura di te stesso per un altro po', vero? Dopotutto sei grande ormai. Ricordati di finire le faccende. Ho lasciato una lista sul tavolo accanto alla tua porta. Questo è quanto. La mamma ti vuole bene. Ciao ciao tesoro. Bzz. C'è questo white noise sotto che... Ok. Beh, stavolta è giorno. Comunque, bussare così non è carino. Ehi, c'è nessuno? Sunny, sei in casa? Ti ricordi di me? Sono Kel, il tuo vecchio amico. Il tuo vecchio amico. Sono qui per... ho notato il cartello Vendesi davanti a casa vostra. Ho anche sentito mia madre dire che vi trasferirete presto. Volevo chiederti... Ti va di uscire un'ultima volta insieme? Mi andrebbe bene anche vederci e basta. Potremmo farlo in memoria dei bei vecchi tempi, che dici? Ah, adesso ho capito cosa è Hikikomori. Wow, sei uscito davvero! È un po' più grande o sbaglio? Sai le macchine che passano, se sarò onesto con te. Non mi aspettavo uscissi per davvero. Quindi non ho proprio idea di cosa potremmo fare oggi. È da settimane che chiamo casa vostra. Ma non ricevendo risposta mi ero messo l'anima in pace. Aspetta, ci sono. Possiamo passare da Hobbies, la ludoteca di Piazza di Faraway. Ricordi la strada, vero? Quando eravamo piccoli ci andavamo spesso.
Ma se non mi bussava alla porta subito avrei esplorato casa, letto in bagno, in cucina, la stanza di mamma, avrei... Che stiamo aspettando? In teoria... Andiamo! Ah. No, non voglio salvare, voglio entrare in casa. Dai! Guarda lo sguardo. Svegliati, un nuovo giorno! Ok. Luca D. Hunter, grazie di cuore. Luogo esterno, livello 1. Ok. Pallone da basket. Tamasasso di che? Ma di che cazzo? Tamagoshi sasso. Quella è una citazione di Breaking Bad? No. È solo scarpe, un idrante. Una classica cassetta delle lettere bianche. Un cartello in vendita con un grande adesivo rosso con scritto venduto. La tua casa è stata venduta. In 3 giorni ti trasferirai da qualche altra parte. Ok, chiaro. Una classica cassetta delle lettere bianche. Il canestro da basket di Kel. Sembra un po' pericoloso messo così vicino alla strada. Una classica cassetta della lettera bianca con il nome... Oh... Ragazzi... Questa... è una parte che va fatta bene. E questa era una live extra. Secondo me conviene fermarsi qua. Tanto settimana prossima abbiamo ancora Omori. E una vera live di Omori, tra l'altro. Non vorrei tradire l'aspettativa di qualcuno che non c'è stasera. Se dura un po'... Qui voglio fare le cose per bene, il mondo reale. Questo è il mondo reale. C'è talmente tanto da vedere che dopo... Stanno protestando. Ma dipende da quanto dura. Considerate che Omori potrebbe essere... Potremmo farlo il giorno del mio compleanno. Sabato. Ci sta? Alla fine non doveva esserci questa live. E ho paura... Visto che sto lavoricchiando al 4.0 e devo montare cose, dopo 2 ore di live, non lo so. È un po' meno di 2 ore in effetti, eh. Questa è una vecchia live del 2.0. Ho il terrore di farla frettolosamente, ragazzi. Zarron, grazie. Ho il terrore di farla frettolosamente. Capite? Ovviamente ho arbitrariamente aperto la chat dopo tutto questo tempo adesso perché... Era ovvio che non stesse speculando, eh? Quindi non petto Hector. Dov'è Hector? Vabbè, poi guardo. Ah, non bastano neanche 30 minuti per questa parte. E allora ha senso. Ok. Ci sta a fermarsi, d'accordo. Mi faccio investire? Ah, no. Ok. Dai. Sabato... La facciamo... Ah, era leggio, si diceva? È che non conosco il termine dove si mettono gli spartiti. Leggio, quindi... le considerazioni di questa parte esplorata è che... Sembra innaturale per Omori aver aperto la porta. Per Sunny aver aperto la porta. Se questa parte nel mondo reale è così lunga... Sono intrigato, sapete? Figo. Potrebbe non bastare neanche una live. Il mio compleanno, ragazzi. Il mio compleanno. Mi piacerebbe fare questa parte tutta di fila, quindi potremmo farla sabato come maratona. La facciamo la mattina.
Facciamo 11-17, 11-16, insomma, vediamo. 11-15, vediamo. No, 11-17 non è possibile, non posso. Però 11-16 già si può fare. Buona serata, buonanotte. E alla prossima. Grazie del supporto, Eri Tokyo, Zarron, grazie di cuore. Luca di Hunter, Vas, Noah, Maurizio. Alla prossima. Buonanotte, fellers. Grazie.